Buonasera a tutti amici, sembra io Nicola De Lucia, ma oggi mi vogliono far saltare le coronarie queste squadre qua. Insomma, anche in Lecce e Inter viviamo proprio una gara che, insomma, magari ha dato sicuramente 2 gol in meno rispetto a Milan Udinese, però sta di fatto che l'Inter ha fallito l'opportunità per superare nuovamente la Juve in attesa della partita di questa sera, di quest'ultima, e Lecce invece, diciamo, si è regalato un punto preziosissimo, sia per quanto riguarda la salvezza, ma soprattutto per il prestigio che si è giocati, insomma, appunto, in terra salentina contro un Inter che invece all'andata, era la prima di campionato, se ne sbarazzò alla grande del Lecce. Ma veniamo alla partita di oggi, che con il quale, non l'ho detto nel video precedente, si apre il girone di ritorno. Un primo tempo già dove il Lecce inizia ad ingranare e dove l'Inter però spreca anche qualche azione. Cartellini gialli per il Lecce a Donati e per l'Inter a Candreva. Nel secondo tempo, invece, Antonio Conte, toglie Godin in difesa, inserisce Bastoni al 68esimo, il quale 4 minuti dopo, al 72esimo, con l'assistenza di Biraghi, mette dentro momentaneo 1-0. Liverani invece, poco prima della sostituzione dell'Inter, fa entrare Maier al posto di uno stanco Lapadula e Falco dopo al 76esimo al posto di Rispoli, ed è proprio Maier che dà la palla vincente a Mancosu, che al 77esimo mette dentro il gol dell'1-1 che poi sarà definitivo. Conte che mette dentro anche Alexis Sanchez per Sensi. Sensi, anche bella partita la sua, devo dire. Borja Valero che entra al posto di Brozovic. Per il Lecce all'83esimo Meccariello rileva Mancosu, l'autore del gol. Borja Valero che però viene ammonito all'88esimo e anche Meccariello al 93esimo. Pareggio dei bookmakers dato praticamente a un prezzo a bomba. Andiamo per esempio dai 5,50 ai 6,50, perché ovviamente era molto molto favorita all'Inter tra l'1,25 e l'1,30. Ovviamente, per quanto concerne la classifica, e ora la regia ci mette davanti la grafica, il Lecce sicuramente guadagna un punto dal Brescia, che quest'oggi ha pareggiato anche lei, e apro una piccola parentesi, Balotelli come al solito ne combina una delle sue, e dopo essere entrato subito dopo si fa espellere, ma lasciamo stare. E quindi Lecce ci guadagna non tantissimo, ma un pochino. Salentini che poi saranno impegnati domenica prossima a Verona, squadra che anche il Verona gode di un buon momento. Ma il vero problema di questa partita qui è per l'Inter, e credo sicuramente che Conte a questo punto, dopo aver pareggiato per il secondo turno di fila, insomma, qui c'è bisogno di un po' di rimettersi in sesto, perché se magari in Coppa Italia l'avversario può essere stato abbastanza soft, ma si sa che nelle trasferte nulla è facile, e poi, come ho detto anche nei primi istanti del video, il Lecce aveva un po' il dente avvelenato dalla sconfitta della prima giornata di andata. Quindi Lecce, cioè, scusate, Inter che sarà
al cospetto, tornerà a San Siro a Milano per affrontare il Cagliari il 26 gennaio. Cagliari che per giunta vive un momento abbastanza di pessimi risultati. Nelle ultime 5 partite ha fatto 4 sconfitte ed un pareggio, quello di oggi appunto a Brescia contro il Brescia. Ora il punto è questo: sicuramente la Juventus questa sera ha delle motivazioni e degli stimoli in più per provare ad allungare non di uno o di due punti, ma ad avere un vantaggio di almeno 4 punti, che vuol dire, il che appunto vuol dire che la Juventus potrebbe permettersi anche di un leggero passo falso e rimanere ancora in testa. Io, come ho detto già dall'inizio di questo, un po' amante dello sport e delle squadre lombarde, sicuramente mi dispiace, anzi pensavo proprio oggi ad una bella doppietta tra Milan e Inter. Però, insomma, l'Inter adesso si deve rifare perché, insomma, assolutamente deve riscattare questi due pareggi di questi due ultimi turni. Il primo è stato in casa contro l'Atalanta, sicuramente un'altra squadra, però, che dire, sicuramente Filippo Tramontano, come vedete in copertina del video, non è felice, magari un po' schifato, però. Ah, e poi un piccolo aggancio sulle squadre nostrane di Trani: la nostra Vigor Trani Calcio non è andata oltre lo 0-0 allo stadio comunale di Trani contro l'Ortanova. Diciamo che rimaniamo sempre lì al terzo posto. Poi la settimana prossima ci sarà sempre alla domenica il posticipo alle 16 a Martina Franca, e quella sarà una sfida bella tosta perché anche il Martina cerca un posto al sole nei playoff. Bene, grazie a tutti, alla prossima, e domani non perdetevi il mio video sulla Fortitudo Trani. Ciao!